Amiche e amici, gentile pubblico, a voi tutti ben trovati. Buonasera, come ogni mercoledì siamo qua presenti per il talk show tra i più seguiti nel nord Italia, ovvero La Voce di Reporter. Come sempre avremo quattro autorevoli ospiti in studio, diversi i temi e gli argomenti che tratteremo. Vi ricordo ogni volta che gli argomenti sono per lo più decisi da voi, cari telespettatori, che ci scrivete, che ci telefonate. Da qui vi ricordo subito il numero verde, quindi gratuito, che non vi costa nulla, 800 187 084. Ve lo ripeto fino alla nausea, vi serve per due motivi. La prima motivazione è per partecipare al nostro sondaggio barra opinione, una domanda ogni settimana, e vedo che questo tipo di strumento è davvero molto utilizzato. Perché? Perché alla fine della trasmissione abbiamo, se non altro, ecco, iniziano già a suonare i centralini, abbiamo il polso della situazione, se non altro di cosa pensate voi a casa. E la seconda motivazione è perché se avete una buona opinione o semplicemente volete fare una domanda, potete passare in diretta senza filtri, senza rete. La domanda che questa sera vi poniamo è perché, infatti, noi ci ricollegheremo poi nell'arco della trasmissione, parleremo anche di questo. Come sapete, il nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiuso le frontiere a 6 paesi di dubbia fama. C'è chi lo attacca, molti lo attaccano dicendo questo è tutto un modo per far fuori gli islamici, è addirittura un provvedimento incostituzionale, islamofobo. Beh, noi vi chiediamo, con l'innocenza di un bambino di 3 anni, come diceva Forrest Gump, Trump chiude le frontiere agli islamici, questo è l'attacco. Ha fatto bene, sì oppure no? Fateci sapere la vostra opinione. Parleremo però di tanto altro nell'arco di questa sera. Intanto vi presento gli ospiti, è la prima volta che abbiamo qui in studio, ma sicuramente la prima di una lunga serie. È coordinatrice di Italia Sicura per la tutela di Abele, è con noi Silvia Ferretto. Buonasera. Buonasera Silvia, tutto bene? Tutto bene, grazie. Perfetto, benvenuta e bentrovata. Lui è consigliere regionale del Partito Democratico Lombardo, un lieto ritorno al suo, è con noi Gian Antonio Girelli. Buonasera. Buonasera consigliere. È un lieto ritorno anche il suo, chi non lo conosce ormai dopo il referendum del 4 dicembre e ancora prima contro la legge denominata Porcellum. Lui è noto costituzionalista, presidente degli avvocati anti-Italicum e nazionale di Rete Socialista, e con noi l'avvocato Felice Besostri. Buonasera. Buonasera avvocato. Tutto bene? Tutto bene, sì, finora. Finora, poi vediamo. Non è ancora finita, io volevo chiudere, invece no. Adesso ho 6 processi sempre contro l'Italicum tra febbraio e marzo e spero che qualche ordinanza in più vada in Corte Costituzionale. Ma ne parliamo stasera. Il quarto ospite, non quarto certamente di importanza, ma anche lui è un caro amico della Voce di Reporter, rappresenta il Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, è con noi Stefano Buffagni. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera consigliere. Allora, tantissime telefonate che stanno arrivando. La novità da questa puntata in avanti qual è? Che la prima parte la dedichiamo alla scelta di una notizia che in un certo senso in settimana ha fatto scalpore o comunque ha determinato una serie di polemiche. Inviteremo poi i nostri ospiti a dare un piccolo commento a questa notizia che ci porta poi nel vero e proprio dibattito della serata. La notizia qual è? La sentiamo da questo primo servizio. I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno pizzicato un falso cieco domiciliato a Torre del Greco che avrebbe percepito indebitamente la pensione di invalidità civile in quanto riconosciuto cieco assoluto per un valore di 92.000 euro. Le fiamme gialle hanno accertato come l'uomo fosse in grado di svolgere autonomamente e quotidianamente molteplici attività, tra cui girare senza alcun supporto in luoghi affollati, leggere e consultare il proprio telefono cellulare e guardare la TV. Il falso cieco era inoltre un assiduo frequentatore di una sala scommesse, all'interno della quale era solito intrattenersi per assistere in televisione ad eventi sportivi di vario genere. La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro preventivo dei beni del responsabile fino all'ammontare della somma illecitamente riscossa e denunciato lo stesso all'autorità giudiziaria competente per truffa ai danni dello Stato. Ora, io chiedo un commento, non certamente profondo, perché poi il vero e proprio dibattito lo faremo dopo sui grandi temi. Però, voglio dire, partiamo pure da Silvia Ferretto. Qui non è una truffa qualsiasi, cioè non è che uno dice faccio questo perché così evito di pagare questo tipo di somma o addirittura incasso qualcos'altro. No, ragazzi, qui 24 ore su 24 io devo far finta di essere cieco. Cioè, poi tanto di cappello anche al coraggio di queste persone.
Ma io credo che la questione sia vergognosa non tanto perché rubi soldi allo Stato, ma perché ruba soldi agli altri invalidi, a coloro che ne hanno veramente bisogno, e siccome i soldi sono pochi e già sono molti gli invalidi che non riescono ad avere accesso a questi servizi, vengono sottratti anche questo tipo di fondi. Quindi no, è un doppio furto e veramente vergognoso. Anche perché 92.000 euro non sono proprio noccioline. Non sono pochi, vanno intensificati i controlli e soprattutto chi sbaglia paga. Certo. Girelli, questa è l'Italia che governi Berlusconi, Renzi, Beppe Grillo, Salvini, cioè questa è l'Italia che molto spesso siamo costretti a raccontare, perché c'è stato addirittura qualche mese fa il periodo dei grandi blitz della finanza, ogni giorno i furbini del cartellino, i falsi invalidi, ma quante ce ne sono di situazioni così, e non per fare il leghista, però molto spesso al sud. Sì, diciamo che è un fenomeno purtroppo molto presente non solo al sud, la storia dei cartellini ricordo anche di paesi del nord. Quello che è necessario fare è sicuramente intensificare i controlli per quanto riguarda gli invalidi, ragionare molto anche sulle statistiche, che a volte ci consegnano dei numeri abnormi ingiustificati. Questo non vuol dire che gli invalidi sono tutti disonesti, però un controllo va fatto, veniva detto prima, per due motivi. Primo, perché è ora di finirla che i furbi vengano premiati. Secondo, dobbiamo fare i conti su un costo del sistema di welfare che non può permettersi alcun tipo di spreco. Ora è ora di intervenire e soprattutto andare fino in fondo, perché accanto a quel signore che ha preso i soldi ci sono stati dei medici che hanno certificato, delle commissioni che hanno validato e probabilmente anche un apparato amministrativo che ha fatto finta di nulla. E Girelli introduce proprio una bella riflessione, avvocato Besostri, perché non c'è solo il furbino del finto cieco, c'è anche colui che con laurea in medicina ha certificato fino ad oggi. Beh, questo noi non sappiamo come sia avvenuto, che tipo di prove fanno. Se uno è un bravo attore, non vede, non so. Però non so se gli hanno fatto quelle cose di improvviso, un colpo che se uno se lo vede arrivare. Cioè, questo è un problema dei controlli. Certo, quello che è strano è che io qualche volta come avvocato ho dovuto assistere delle persone con delle malattie conclamate che continuavano a fargli fare delle visite, perciò evidentemente ci sono delle scorciatoie anche da questo punto di vista. O se no, questa casa in famiglia, una malattia incurabile come la SLA, che doveva dimostrare che era sempre ammalata, che non c'è stato nessun caso, forse a Lourdes, di qualcuno che poteva guarire. Ecco, queste sono le cose strane di una severità con alcuni e invece una lasciare andare con altri. Ha ragione Besostri, due pesi, due misure, ma è vero, è così, in questi mesi la nostra trasmissione, Stefano Buffagni, tu sei testimone, ha documentato anche di situazioni al limite non a Reggio Calabria, nella grassa Milano, vi ricorderete il caso uno fra tanti, quello di Marcello, invalido in tutto, a livello di gambe, a livello di braccia, a livello di disturbi notevoli, gastrici, eppure percepiva e percepisce nemmeno 300 euro al mese, quindi due pesi davvero due misure. Assolutamente, perché come diceva chi mi ha preceduto, poi pagano sempre gli onesti, perché in un paese dei furbi che vengono premiati qualcuno deve pagare il conto. Io non ne faccio una questione meridionale, settentrionale, perché in Regione Lombardia è successa la stessa cosa, noi l'abbiamo denunciata e l'abbiamo portata alla luce perché una dipendente di Regione Lombardia si autoautorizzava le uscite esterne, quindi cosa significa? Risultava assente dall'ufficio con la firma del dirigente di riferimento che le autorizzava l'uscita quando magari era a casa. Se non arrivava una denuncia anonima di un whistleblower, quindi una collega onesta che ha denunciato l'irregolarità, non ci si accorgeva neanche della gravità della situazione. Questa persona è stata licenziata, nonostante questo ha fatto anche ricorso. Quello che noi stiamo chiedendo però è assolutamente di andare a punire il dirigente, perché in questa Italia dove ci sono i furbetti, poi i responsabili veri che permettono questo sistema non pagano mai, che sono i medici che hanno certificato il falso invalido, perché è un falso cieco, signori, cioè il medico deve essere cieco a sua volta per certificarlo, se no è colluso, e noi abbiamo chiesto appunto che la dirigente perlomeno non prenda il premio di risultato, perché una che praticamente non si rende conto che la sua dipendente non c'è mai e le autorizza le uscite, o è malafede o è incapace, ma in ogni caso non raggiunge i suoi obiettivi. Maroni attualmente la sta difendendo, noi abbiamo chiesto espressamente che vengano presi i provvedimenti e
Quindi riteniamo che sia fondamentale dare un segnale chiaro, cioè punire i furbi facendolo sapere, ma punire anche i dirigenti e i responsabili che hanno permesso questo, perché altrimenti non si riesce a bloccare l'effetto copia. Questo è il sistema da interrompere. E siamo davvero purtroppo spesso lo specchio, i politici sono spesso lo specchio della società. Mi basta ricordare, non faccio né nomi né cognomi, anche perché è una situazione, è una vicenda passata, io ricorderò sempre di un sindaco che scrisse al presidente della provincia per far autorizzare un mega impianto di logistica sul suo territorio, quindi una variante al piano regolatore piuttosto impegnativa, e che il presidente della provincia scrisse d'accordo, sono favorevole. Peccato che il sindaco e il presidente della provincia fossero la stessa persona, quindi il sindaco si autoscriveva e si autoautorizzava, ma siamo esatte, e non stiamo parlando della provincia, ente provincia di secondo livello, no, di quando ancora la provincia era elettiva, quindi a maggior ragione, quando era ancora... Non sono state cancellate da Renzi le province? Quindi. No, ma no, esatto, neanche però. Da Monti. Se è stata cancellata, sì. Una costante con tutto, cioè chi sbaglia non solo non paga, ma la fa franca e viene premiato. Bravissimo. È da ieri, è di ieri la sentenza sulla strage di Viareggio, ed è una vergogna assoluta, perché siamo qui a discutere se Moretti, condannato senz'altro in primo grado e non con sentenza definitiva, debba restare o si debba rimettere. Ecco, io credo che responsabilità di questo tipo non devono lasciare la discrezionalità. Ci deve essere una legge che applica il principio di massima precauzione. Chi sbaglia paga e va messo in condizione di non nuocere più. Può anche darsi che venga un domani assolto, però nel frattempo, siccome devi gestire strutture importanti, beni importanti, mi spiace, in attesa tu danni non puoi essere messo in condizione di farne. Purtroppo non è così. Con la cosa sempre di una legge. Nella maggior parte dei paesi queste cose il primo a responsabilità se la prende lui. Ci sarebbe stata in Svezia la dimissione di Moretti senza che gliela chiedesse nessuno. Se noi pensiamo ogni volta, adesso il falso invalido, delle commissioni e poi ai falsi invalidi. Anche qui la legge, poi se la legge la applichi a qualcuno o non la applichi a qualcun altro. Queste cose sono incredibili, ma perché non c'è un'opinione pubblica che si indigna e dei mezzi di comunicazione che si fanno portatori dell'indignazione. Ma non c'è neanche la legge, però. Infatti hanno detto, ma non è previsto dalla legge. Noi nel nostro... E invece, a mio avviso, dovrebbe essere previsto per legge. Noi nel nostro piccolo, e piccolo si fa per dire ormai, lasciatecelo dire, ci facciamo portatori non solo di indignazione, ma molto spesso anche di insulti istituzionali, parliamoci chiaro. Quando uno sbaglia e fa finta anche di non sbagliare, e se la tira pure, incontra telereporter che gli canta e gli suona la lezione. A tra poco, perché parliamo proprio di elezioni. Come sapete, l'Italicum è stato salvato in un certo senso dalla Corte Costituzionale, ne parliamo in studio, si va a votare, ma questo è l'auspicio. Salvo, chiudiamo con questa battuta dell'Ansa che è uscita 2 ore fa, salvo sentire Napolitano, eccolo qua, elezioni, monito di Giorgio Napolitano, che è stato Presidente della Repubblica, oggi è Presidente emerito, dice ci si va a scadenza naturale, ma attenzione perché lui aggiunge anche questo, nei paesi civili alle elezioni si va a scadenza naturale e noi manca ancora un anno, afferma Napolitano, nei paesi civili ci si va perché succede qualcosa, per togliere la fiducia ad un governo deve accadere qualcosa, non si fa certo per calcolo tattico di qualcuno. Allora, Presidente Napolitano, capisco, è un po' anziano, le ricordo che il 4 dicembre c'è stato un referendum e se la regia mi vuole far vedere anche il risultato, poi andiamo in pubblicità, eccolo qua, vedete, hanno votato sì alla riforma proposta della Costituzione di Renzi, il 40%, no, il 59,1%. Non crede Re Giorgio, Presidente Giorgio, che questa sia una motivazione? A tra poco.
Rieccoci in studio. Allora Giorgio Napolitano ha detto: guardate che per andare a votare prima ci vuole una valida motivazione, e io gentilmente, se volete anche in maniera un pochino così, un po' forte, vi ho mostrato una targa, la rifacciamo vedere perché da lì partiamo. Il 4 dicembre, cioè 2 mesi fa, si è andato a votare per un referendum che proponeva la riforma o deforma, a seconda di come si volesse vedere il pacchetto di proposte, della Costituzione italiana. Renzi ci ha scommesso tutto, Renzi ci ha abituato a delle... Lasciate pure questa targa, Renzi ci ha abituato nel tempo a delle promesse eclatanti: se perdo lascio la politica. Poi ha ridimensionato: se perdo mi dimetto da Presidente del Consiglio. Ha mantenuto la seconda promessa, ma non lascia la politica, tanto più... E qui andiamo sul Fatto Quotidiano di oggi. Bersani, che è l'ex segretario del PD, dice: se Renzi forza, il Partito Democratico è finito. E quindi rifacciamo l'Ulivo. Orfini, che è il presidente del PD, ha ammesso: se servono, beh, facciamo le primarie per il candidato premier. Sentiamo chi è in linea. Pronto? Buonasera, sono Giuseppe da Bergamo. Buonasera Giuseppe. Concordo con la sua frase che gli è sfuggita, Re Giorgio, cioè frase, soprannome, è una sfuggita, non gli è bastato il referendum. Allora, se non si va a elezione ad aprile, maggio, giugno, sarebbe meglio aprile, maggio, perché così almeno si è tutti a casa, tra virgolette, si andrà a scadenza naturale, va bene, non ci sarà problemi, gli scomparirà dalla faccia dell'Italia, perché merita tale, idem Renzi. Noi non vogliamo questa politica dell'immigrazione che è scandalosa, non vogliamo questa politica delle tasse che è scandalosa. Adesso si sente Alfano che finalmente dice: ah, dobbiamo assolutamente educare i paesi a non far venire di qua. Ma scusa, perché non l'ha fatto un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa? Ma dove cazzo ha vissuto, mi perdono il termine, questo ministro? Perché era il nostro ministro degli interni. Ma Minniti, persona intelligente, molto in mente perché hanno paura di perdere le elezioni, ha cominciato a raddrizzare il tiro. Ma cosa stanno aspettando? Certamente, ma no, il popolo non si ribellerà, perché noi italiani siamo democratici. Aspettiamo con gioia anche il 2018. A Napolitano gli toglieremo comunque tutto quello che ha preso, vitalizio, non vitalizio, gli daremo soltanto la sua pensioncina. Grazie della sua chiamata, buonasera. Allora, tornando al discorso PD. Vi state... Allora, Girelli, facciamo un accordo, andare alle 23. Tutte le domande che farò, è inutile che mi guardi con i languidi, perché sa, tra l'altro il pubblico a casa sa che tu sei una persona molto per bene e corretta. Sei qua anche in rappresentanza del PD, quindi permettimi queste domande. Allora, in caso di separazione, tu vai con la sinistra bersaniana da Legnana, oppure stai con Renzi in questa sorta di partito della nazioncina, perché è ridimensionato? Io sono fra quelli che credono ancora la possibilità di dar corpo e anima all'idea del Partito Democratico così come è nata, perché credo le condizioni ci siano ancora tutte. Il Partito Democratico non è fatto di qualche leader, ma di tanti amministratori, di tante persone per bene che sono sul territorio, lavorano, ci mettono la faccia, raccolgono consenso e rappresentano i cittadini. Nel merito però mi permetto di fare una piccola osservazione. Prego, prego. Con tutto il rispetto verso il Presidente emerito, però vorrei ricordargli che non è più il Presidente della Repubblica. Una buona regola sarebbe per gli ex Presidenti della Repubblica astenersi dal fare commenti sulla politica. Non c'è il tasso dell'applauso. Se non altro per rispetto del Presidente in carica. Bravo. Perché insomma, vada lezioni da Benedetto XVI, insomma. Quando si è dimessi, si rimane nell'angolo, si sta zittini, si fa le consultazioni come prevede la Costituzione in alcuni momenti, tutte queste cose, però evitiamo di fare queste cose. Chiaro. Perché fa male. Vorrei oltretutto ricordare che è stato lui a dire al Parlamento: guardate che siete una legislatura costituente, e nel momento in cui fallisce la legislatura costituente, io lo dico proprio così in maniera molto laica, ci sono le condizioni, la serenità, la serietà sufficienza per lavorare qualche idea comune, condivisa e andare al 2018? Se ci sono, ben venga, se non ci sono, meglio andare al voto. Ecco, anche perché poi tra questa parte e la prossima, tengo per esempio Besosti per la prossima, perché ho una serie di domande da fare all'avvocato, che tra l'altro... Certo, tutto può essere, no, vabbè, aiuto dal punto di vista tecnico. Abbiamo uno dei protagonisti. Il quarto Parlamento incostituzionale è una bella proposta, sì. Sì, no, io però chiedevo, Gian Antonio, in caso però
riflettessimo proprio sul senso del 4 dicembre, perché adesso abbiamo buttato un po' sullo scherzo, ma meno male, perché se no, come giustamente tu hai detto, avremmo dovuto dire qualcos'altro a Napolitano, visto che non è neanche più Presidente della Repubblica. Però tu non credi che dopo il 4 dicembre sia necessario, doveroso, imperativo restituire il voto alle urne? Ma è chiaro, ripeto, tutto dipende, se ci, cosa che non vedo fra l'altro, se ci fossero le condizioni per poter affrontare con serenità alcuni passaggi delicati. Okay. Purtroppo non ci sono. Non ci sono. Chi abbiamo in linea? Pronto? Pronto, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Buonasera. Cerco di essere sintetica. Grazie. Però sono anziana. Grazie. Se mi permette, io vorrei fare due considerazioni. Prego. Una che riguarda le condizioni attuali dell'Italia, che non eravamo in queste condizioni 5 anni fa. Io adesso non ho né demerito né merito al Presidente che è stato, però guardando i fatti, io parlo di fatti, siamo in una condizione veramente che non siamo più tutti considerati in Europa, e soprattutto abbiamo il 40% dei giovani che sono aumentati la disoccupazione, abbiamo la situazione bancaria che tutti conosciamo, e al di là di tutti i tagli che sono stati fatti e i 1000 decreti che sono stati fatti. Certo. Io vorrei che qualcun politico con un minimo di dignità e con un ideale, io non faccio una questione di partiti, faccio questione di uomini con idee e che guardino al futuro, ai nostri nipoti. Qua purtroppo viviamo di elezioni, 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 e questo mi sembra sbagliato per una nazione come la nostra, che era una potenza. Vi ringrazio. Grazie. No, anzi, che scusate, grazie mille per la sua opinione. Allora, Buffagni, sicuramente il popolo vuole votare. Ma gli stessi, secondo me, elettori del PD vorrebbero dire: beh, noi crediamo ancora in questo progetto, restituiteci il diritto di voto, o no? Ma secondo me sì, ci sono però dei problemi oggettivi, nel senso che oggi bisogna mettere a posto la legge elettorale che è stata approvata, e quindi si può tranquillamente, visto che tra l'altro è stata anche calendarizzata la discussione a fine febbraio della legge elettorale, grazie anche a un accordo tra tutte le forze politiche, si può mettere mano alla legge elettorale, modificarla in maniera che sia sostenibile davanti alla Corte Costituzionale, quindi recependo alcune delle loro istanze, e per poi tornare a votare. Per voi quale sarebbe l'ideale? Noi abbiamo fatto una proposta che è quella di utilizzare quello che chiamiamo legalicum, cioè quello che è uscito dalla consulta, mettendolo a posto, togliendo i capolista bloccati e andando a votare con un proporzionale, tra virgolette, puro, perché alla fine questo è quanto, tenendo conto che c'è un piccolo premio di maggioranza alla Camera, piccolo no, c'è un premio di maggioranza alla Camera sul quale noi possiamo puntare. Tra l'altro il premio è alla lista, quindi non alla coalizione. Però al di là di questo, il problema... No, ecco, no, cerchiamo di farlo capire alle persone a casa. Quando si parla del 40%, non è della coalizione, ma è del partito, della infatti, lista. Il problema è che un Alfano non vorrà mai farlo, cioè per esempio, no? Quindi un Alfano... No, ma neanche un PD, io credo. Ma neanche il Movimento 5 Stelle. Il vero dramma però secondo me è che, come diceva la signora, il vero problema è che oggi si sta parlando di votare, che tra l'altro signora, non è che ci facciamo votare così spesso, adesso io non vorrei, però non si affrontano i problemi del paese, cioè abbiamo fatto i famosi 1000 giorni di Renzi dove alla fine nulla è stato considerato valido, perché praticamente è un disastro su tutta la linea. Ma quelle, quelle 100 slide presentate, che fine hanno fatto? Sì, però come ci hanno insegnato, no? Voglio dire, è facile dire accorciamo i processi con un tweet, straordinario. Poi bisogna però mettere mano a tutta la regolamentazione, le leggi. No, io mi riferivo per esempio, quindi... Equitalia non c'è più, dov'è? Cosa è successo? Un momento, è chiaro, questo, ripeto... Ha cambiato nome. Vabbè, non è, scusate, non è. Ma non infatti, è un grosso problema. No. Girelli si sta rivoltando. Ma piuttosto no, che niente, piuttosto. Dicendo, come dicono. Sentiamo chi ho in linea. Pronto? Pronto? Con chi parlo e da dove? Chiamo da Foggia Alessandria, sono Walter. Prego, Walter, mi dica. Volevo chiedere. Innanzitutto, io ho votato il referendum del 4 dicembre. Sì. Ho votato no, non mi vergogno, perché voglio andare a votare a tutti i costi. Innanzitutto, dopo, e oggi, non so che voi lo sapete, perché credo che lo sappiate, Napolitano ha dichiarato che si va a fine, cioè uno di 90 anni, ok, io rispetto tutti, è in Senato,
mi dice che bisogna andare a fine legislatura. Questo voto qui è stato per andare, cioè la quarta, è il quarto capo di governo che abbiamo che non è stato votato. Questo mi rattrista, perché siamo in democrazia, dicono che siamo in democrazia, non siamo in democrazia. Cioè stiamo a sentire gente tipo Napolitano che vogliono grandi soldi e non so, e la gente qua sta morendo. Cioè, io voglio votare, io devo permettermi di votare. Roma ha avuto l'opportunità di votare, ha votato la Raggi, io avrei votato la Meloni, ok? Però almeno l'ha votato, ok, hanno quello che hanno, ma hanno votato. Qui abbiamo gente che non abbiamo votato nessuno, Gentiloni non so neanche chi è, io non so chi è. Grazie mille, non voglio interromperla, vado in pubblicità, ma è chiaro il suo messaggio, vogliamo votare, a tra poco. Rieccoci, il popolo vuole votare, ma il PD, ahimè, si divide. Tra l'altro vediamo, prima abbiamo parlato di Bersani, qui vediamo un'altra agenzia, scontro nel Partito Democratico, Renzi vuole il voto e anche su quello poi bisognerebbe parlarne, D'Alema invece evoca la scissione. Emiliano, che è il governatore della Puglia, chiede il congresso subito, però invece gli viene risposto sì, lo faremo a dicembre. Il segretario del PD Matteo Renzi in pressing, o si arriva entro il 13 febbraio ad un accordo tra i partiti per una nuova legge elettorale o si vota al più presto, ovvero a giugno. L'ex premier pone le condizioni mentre D'Alema evoca la scissione. Allora, chiedo a Silvia Ferretto, possibile che la volontà degli italiani sia sempre comunque marginale rispetto a questi giochi? Ma intanto per rispondere alle dichiarazioni dell'ex Presidente della Repubblica,
in un paese normale non esiste che ci possano, come lo ricordava anche l'ascoltatore, quattro governi senza essere eletti dai cittadini. In un paese normale non esiste che ci siano i senatori a vita e quanti ne abbiamo e partecipano e votano essendo senatori. Questa non è una cosa normale. In un paese normale si sarebbe andati già a elezioni da parecchio tempo. Questo purtroppo non è avvenuto, si continua a rinviare, ma soprattutto in un paese normale non esiste una legge elettorale che regala ai segretari di partito la possibilità di scegliere i propri eletti. Gli eletti devono essere scelti dagli elettori, perché la sovranità appartiene al popolo, non agli elettori. Questo dovrebbe essere la base di tutto, invece non è così. Viene scelto tutto dai segretari di partito e il problema poi qual è? Che non viene scelto il parlamentare in base al merito, ma in base all'agilità dorsale, in base all'affidabilità. Quella che viene definita affidabilità in realtà si chiama agilità non dorsale. Non si guardano molto i peli sulla lingua con questo sistema. No, purtroppo è questo. E il merito viene lasciato da parte. Cosa stai facendo, Buffagni, col cellulare? Avete mai visto un consigliere del 5 Stelle che sta cercando di demolire psicologicamente l'altro consigliere del PD? Chi ho in linea perché poi devo andare sull'avvocato Besostri. Pronto? Pronto, sono io? Sì, è lei. Come si chiama, signora? Sono Carla, sono da Milano. Carla, benvenuta. E mi piace sempre vedervi perché siete una mi fa piacere vedervi. Grazie Carla. Io stamattina ho telefonato su un'altra trasmissione. Sì. Sono quella signora che ha quasi 86 anni, pago i ticket e stamattina mi ha risposto a Garavaglia e mi ha detto se paga i ticket si vede che supera quello che dicono loro. Il reddito. Io in un anno non prendo neanche un mese che prende Garavaglia e con due pensioni, perché mio povero marito è morto a 58 anni, ha lavorato 44 anni, io ne ho lavorato 47 e prendo 710 e pago da sola a 50 metri quadri 600 euro al mese, pago tutti i ticket e mi ha detto Garavaglia si vede che c'è una pensione altissima, ma che pensione vuole che abbia, che non prendo neanche 16.000 euro pulite in due, però pago 7.200 d'affitto all'anno in più tutte le luci e gas e telefono, io non vivo con 400 euro neanche. Coraggio, sì. Mi sembra giusto. No, e no. Poi le votazioni, a me piacciono le votazioni, ma che cambiassero un po' i politici, uno, e che si diminuissero un po' gli stipendi, perché non hanno vergogna che una va alla regione, vado dove va, prende 12-14 mila euro al mese, ho lavorato 47 anni, ho fatto la mondina alla commessa e prendo 710 euro al mese, 47 anni di lavoro. E poi dicono, ma Berlusconi ha aumentato, e sotto solo lui aumentare, ha aumentato a chi non ha mai lavorato. Grazie signora, io l'ascolterei tutta la sera, ho una trasmissione, ma noi siamo dalla sua parte, lei lo sa, quando possiamo. Tra l'altro, visto che lei è già arrabbiata e si sta già sgolando, lei lo sa che Carlo Conti per il Festival di Sanremo la settimana prossima gli danno 650.000 euro? 650.000 euro per presentare il Festival di Sanremo. Quanti giorni di lavoro? Quattro, per quattro giorni, festival, 650.000. Pagato col canone dei cittadini, anticipo, perché se li pagasse qualcuno, ha un conto, certo, ma viene pagato dai cittadini. Vi anticipo quello che la settimana prossima ci togliamo dei bei sassoloni dalle scarpe, perché le persone normali guardano Sanremo, le persone che invece vogliono saperne di più guarderanno La Voce di Reporter, perché faremo una puntata quasi esclusiva su Sanremo e quanto ci costa. Allora, avvocato Besostri, però torniamo al discorso del Italicum. Allora, adesso per andare a votare cosa serve? Serve avere delle leggi che non siano in contraddizione. Scusate un po', mi volete far riposare o no?
devo impugnare anche la nuova legge che il Parlamento vuol fare in 15 giorni. Penso un po', è appena uscita una sentenza contro la Bulgaria che gli hanno annullato, cioè dichiarato che è contro la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché hanno fatto una legge sotto elezioni in pochi giorni. Perciò è una cosa recente. In Bulgaria. Bulgaria condannata su questa roba qua. Ecco, se si doveva votare, era due mesi dopo che è uscita la sentenza che diceva che questo Parlamento è stato eletto con una legge incostituzionale. Quello era il momento per votare. 2014. Adesso il problema, non puoi trascinarti, si è accertato che anche questo Parlamento è stato eletto con una legge, cioè ha approvato una legge incostituzionale e vuole andare a votare le dichiarazioni, ma non è successo niente, in fin dei conti la struttura è rimasta la stessa. Non si può. E tra l'altro, scusate, questa cosa è fondamentale. I guai che ha l'Italia in qualche misura derivano dal fatto che ci sono parlamenti che non sono più stati eletti, ma sono stati nominati. E anche qui, applicando l'Italicum come è rimasto, se il capilista invece di fargli scegliere dovrebbe essere reso obbligatorio che vadano candidati in 10, perché vuol dire che almeno in altri 9 qualcuno certo verrà scelto dai. Questi no, qui non l'ho capita. È semplice. Se io posso eleggere un capolista bloccato per ogni collegio, io ne faccio uno per ogni collegio, me ne scelgo già 100. Ah, infatti, quindi è d'accordo con noi che vogliamo togliere i capilista bloccati? Cioè, volevo capire... Certo, no, voglio dire, se ci sono i capilista, devono essere obbligati a candidarsi in 10 collegi. Cioè, questo è il conto. Ma non a caso il vostro candidato alla Corte Costituzionale era l'avvocato Besostri alla Camera. Però è indipendente, diciamo. No, ho capito, però voglio dire... Ma infatti gli faremo la proposta di scrivere la legge con noi. Ecco, questa è la cosa assurda, è questa cosa qua. Certo. I parlamenti di nominati, e con questa legge che c'è, se i partiti, i segretari, fanno la mossa intelligente di i capilista bloccati, di metterne veramente uno per collegio, ho calcolato che sono almeno 476 su 630. Alla Camera. Alla Camera, dall'altra parte no, nulla. Che per adesso non c'è capolista. Non c'è nessuno. Ecco questo. Perciò anche lì, quando si dice trasferire l'Italicum di là, bisogna dire come. Primo, allora si va a trasferire anche la soglia d'accesso. Al Senato ci sono 8, 20 e 3 per le coalizzate, in modo che lo stesso numero di voti, e chi vota per il Senato sono già 4 milioni e mezzo in meno, elegge dei parlamentari alla Camera e può non eleggere nessuno al Senato. Certo. Non si può andare a votare con queste leggi come sono uscite dalle sentenze. Certo. Ma è logico, perché quando hanno avuto il consultellum dall'altra parte c'era un altro consultellum, allora potevano stare insieme. Ma adesso che l'altro non c'è più perché è arrivato l'Italicum, ogni legge è applicabile in sé. Se si può, teoricamente, l'articolo 88, sciogliere una Camera alla volta. Allora, sciolto una Camera alla volta, si può. Se no, se si votano insieme quel giorno lì, si fa una votazione incostituzionale. Chiaro. E che ci sia un grosso caos in casa PD lo vediamo anche da questo ultimo articolo che vi proponiamo. Come vi dicevo, il governatore della regione, che poi governatore, il presidente, diciamo nome e cognome, il presidente della regione Puglia Emiliano, dichiara addirittura: Renzi ha sbagliato tutto, da lui danni gravi. Per il governatore della Puglia non è rimasto in piedi nulla di quello che in 3 anni il governo Renzi ha fatto, se non delle cose molto negative. Pronto, chi ho in linea? Buonasera, dottor Po. Buonasera. Sono Carlo da Milano, provincia di Milano. Prego Carlo, mi dica. Allora, innanzitutto togliamocelo dalla testa che si vada a votare prima della fine della legislatura, perché noi abbiamo un presidente che si chiama Mattarella ed è un vecchio democratico cristiano che non mollerà mai l'osso, perché i democratici di cristiani ragionano meglio tirare a campare che tirare le cuore. E questa la dice lunga, quindi il rappresentante che ha in studio del Movimento 5 Stelle se lo scordi lui e anche l'altro collega.
Secondo, non si va perché non è come dice Renzi, Renzi fa il doppio gioco, lui fa finta di voler andare a votare, ma siccome il PD è ormai è una banda di, sì, proprio una banda di gente che vuole solo arrivare al potere ma non ha più la sua linea politica perché è un partito che si è ormai completamente lacerato, di conseguenza sarebbe una batosta totale sia per lo stesso PD e per tutta la sinistra dal punto di vista. Gli unici che hanno interesse ad andare a votare probabilmente è Salvini che vuole passare alla cassa e prendersi un po', però siccome il centrodestra è spaccato, perché c'è l'altro lupo di vecchia generazione che si chiama Berlusconi, e sta aspettando solo che il capo dello Stato gli metta la vecchia legge che c'era nella Prima Repubblica e quindi li possa fare poi le alleanze di dovere per tornare in campo. Grazie Carlo, buona serata. Andiamo in pubblicità e quando rientriamo andiamo oltre oceano, perché tutti ne stanno parlando, la maggior parte malissimo. Parlo di Donald Trump, tra l'altro vedo che il nostro sondaggio è partecipato molto molto molto. E come sempre il popolo di Telereporter è un popolo che manifesta tutta la spontaneità del caso. Dice la domanda, fa bene Trump a chiudere le frontiere agli stati islamici? Sì o no? Guardate voi, sì, è l'istogramma verde, a tra poco. Parliamo di politica, di religione e di paura almeno tre quarti d'ora su questo argomento. Perché? Perché è molto vasto il problema. Partiamo naturalmente dall'elezione di Donald Trump, che sta suscitando tantissime polemiche in tutto il mondo, per poi parlare di integrazione impossibile, di stati canaglia, di immigrazione che va fermata,
di attacchi, in questo caso alle moschee, come quella avvenuta nei giorni scorsi in Canada, che è uno degli stati che più sbandiera la propria politica di accoglienza e di integrazione, fino ad arrivare poi, vedremo, ad una clamorosa operazione su tratta di immigrati a Milano, ad opera non solo di italiani ma anche di molti stranieri, segno che sull'accoglienza all'italiana c'è gente che ci fa i milioni. Allora, innanzitutto questa è la notizia che viene battuta da poche ore, ovvero Trump, pensate, un americano su due approva il bando agli immigrati. Stati Uniti, la popolarità del presidente continua a calare, ma la metà della popolazione piace la decisione di sbarrare le porte a 7 paesi a maggioranza musulmana. Intanto facciamo il punto su questo rafforzamento dell'esercito e sui controlli sugli ingressi nel servizio. Detto fatto, ma le conseguenze sono ancora tutte da vedere. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per rafforzare l'esercito americano e tenere fuori dagli Stati Uniti i terroristi islamici radicali stranieri. La firma al Pentagono in occasione del giuramento di Jim Mattis come segretario alla difesa, elogiato come uomo d'onore, uomo di devozione, un uomo di azione totale. Mentre prepariamo il budget per la difesa da presentare al Congresso, che ne sarà felice, la nostra forza militare non sarà messa in discussione da nessuno, così come la nostra dedizione per la pace. Vogliamo la pace, ha detto Trump mentre firmava. Tenendo fede alla promessa fatta in campagna elettorale, il Commander in Chief intende rafforzare le forze armate degli Stati Uniti con nuovi aerei, nuove navi, nuove risorse e nuovi strumenti per i nostri uomini e le nostre donne in uniforme. Trump ha quindi annunciato controlli più stringenti per chi intende mettere piede nella nazione e ha sospeso per decreto il programma di ammissione dei rifugiati, uno dei più ambiziosi al mondo per accoglienza delle vittime di conflitti. Creato per legge dal Congresso nel 1980, il programma federale di reinserimento dei rifugiati ha permesso di accogliere negli Stati Uniti circa 2,5 milioni di persone. Una settimana dopo il suo ingresso alla Casa Bianca, il presidente Trump ha firmato un decreto intitolato «Proteggere la nazione contro l'ingresso di terroristi stranieri negli Stati Uniti», che prevede di bloccare per 4 mesi il programma e di congelare per 3 mesi l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di 7 paesi musulmani, ossia Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Per quanto riguarda i profughi siriani fuggiti a milioni dal conflitto in corso dal 2011 e di cui 18,000 sono stati accolti negli Stati Uniti, il decreto prevede che non possano più entrare, almeno fino a quando il presidente non avrà deciso che non rappresentano più una minaccia. Chi abbiamo in linea? Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Buonasera. Maria, sì, mi dica, signore. Per questo. No, mi scusi, io non la sento. La sua voce va e viene. Mi sente? No, no, mi spiace. Deve richiamarci, signore. Scusi, il problema è un problema tecnico. Allora, torniamo a Trump. Scusate, sarò nazionalista, pazzo, ma scusate, ma queste cose qui le aveva promesse in campagna elettorale, allora è un mostro perché sta mantenendo il suo programma, Ferretto? Ma diciamo che stupisce molto una persona che mantiene fede agli impegni presi, perché normalmente questo non succede, poi che possa piacere o meno, certo, questo è un'altra ha cosa. Ha vinto però. Però ha vinto con quel programma, la maggior parte degli americani lo ha votato con quel programma. Una distinzione importante secondo me va fatta: gli stati che sono stati, cioè il blocco alle frontiere per le persone provenienti dai 7 stati, sono 7 stati a rischio terrorismo, sono islamici ma sono a rischio terrorismo. Se ne è dimenticati 2 fondamentali, che è il Pakistan e l'Arabia Saudita. Perché, che non secondo sono lei? Cose da poco, è probabilmente perché lì il discorso cambia, quindi va bene mantenere gli impegni, ma bloccare l'Arabia, che è un'alleata degli Stati Uniti, e anche il Pakistan, è un po' più dura. Altra cosa da dire, non è stato lui a iniziare con i blocchi alle frontiere. Molti blocchi alle frontiere ci sono già. Lui ha aumentato quanto è già stato fatto da Obama prima e da Clinton ancora prima. Quindi la linea è questa qui. Il problema è che non siamo più di fronte
al problema dell'accoglienza. In molti casi siamo di fronte, sarà brutto dirlo, ma lo stato di fatto è così, a un'invasione. I numeri sono altissimi. Quindi è giusto accogliere, ma l'accoglienza, come in ogni famiglia, come da ogni parte, ha un limite. Se non si pone un limite, stanno male le persone che si accolgono e le persone che già abitano in quello stato. Girelli, mi permetta, oltre a chiederle naturalmente la sua opinione, mi permetta questa riflessione. Perché da una parte è stato dato il premio Nobel ad un presidente che ha innescato comunque 7 guerre, e parlo di Barack Obama, e si dà del pagliaccio ad uno che semplicemente ha vinto le elezioni e sta mantenendo il programma? Sono due scenari abbastanza diversi. Obama si è insediato dopo il periodo di Bush, nel quale un po' di confusione in giro per il mondo gli Stati Uniti li ha creati, e si è trovato a cercare di gestire qualche disimpegno, fra l'altro che anche lui aveva preso come impegno elettorale, che ha cercato di fare, ed è stato anche accusato a volte di non essere sufficientemente interventista, non garantire la presenza americana, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sulla lettura di Obama c'è sempre un po' anche questa contraddizione. Viene accusato di aver fatto troppo e di non aver fatto abbastanza. A me quello che spaventa è la semplificazione del messaggio di Trump. Cioè? Perché giocare sul fatto della paura, chiaramente, del terrorismo è facilissimo. Mettere in campo delle azioni veramente capaci di frenare il fenomeno è un pochettino più complicato. Lui ha preso la scorciatoia di individuare 7 stati, dimenticandosene alcuni, stranamente Arabia, Egitto, da dove venivano i terroristi dell'11 settembre, se vogliamo essere nello specifico, per questioni che sono evidentissime di natura economica o di interessi personali dell'impero Trump. E dicendo: io risolvo facendo questa cosa qui. Ora, non è un metodo, perché gli Stati Uniti devono fare i conti con una immigrazione interna ben consolidata, che rappresenta un corpo abbastanza importante di quel popolo, e la storia recente purtroppo del fondamentalismo ci dice che proprio alcune persone, alcuni giovani soprattutto, che già vivono negli Stati, poi subiscono questo processo di trasformazione. Io sono convinto che il massimo controllo, il massimo rigore deve essere applicato, ma se vogliamo costruire dei percorsi davvero capaci di frenare il fenomeno e di estirparlo, è con il mondo islamico moderato che noi dobbiamo costruire sempre di più dialogo e capacità di risposte. Sì, chiamiamo in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera, con chi parlo? Sono Angelo, chiamo da Mariano Fonesi. Prego Angelo, mi dica. Io volevo dire che chi contesta Trump è perché vuole che l'Italia si riempie di questi musulmani. Ma vi rendete conto dove siamo arrivati a finire? L'Italia tra un 7, 8, 10 anni diventerà la nuova Africa, se andiamo avanti di questo passo. Ma guardi, io abito Mariano Fonesi, 2 volte al mese vado giù a Milano in treno, prendo la 92, ma avete provato a prendere la 92? Beh, non ha detto un numero qualsiasi. Il massimo che c'è su questo bus, un milanese non c'è. No, lo so. Tutti stranieri, tutti senza biglietti. Lo so. Tutti senza biglietti, perché salgono, scendono. Un cavallico con un biglietto a mezz'anno nella macchinetta non lo vedi. Grazie signore, grazie. Tra l'altro ha detto, dicevo, un numero non a caso, il 92 è di giorno pieno di stranieri, e si ricordi che il 92 di notte è il dormitorio, cioè c'è gente, ma anche italiani senza tetto, che salgono e dalle 10 di sera, pensate, fino al fine turno stanno almeno al caldo a dormire, perché viene proprio usato come dormitorio, anche questo nella grassa e dotta e ricca Milano, non Bologna. Allora, faccio partire naturalmente Besostri, però poi mi impegno ad andare avanti anche dopo la pubblicità. Che cosa non va? Cioè, non facciamo dei discorsi, mi dicevano, fumettistici. Cosa non va di Trump? Semplicemente perché sta scardinando un sistema politicamente corretto? No, non è quello. In ogni caso il ragionamento che se uno vince le elezioni ha ragione per questo, lo applichiamo anche a Hitler. Hitler non è mica preso il colpo di Stato, è stato regolarmente eletto. E questo cosa vuol dire? Non vuol dire assolutamente niente da questo punto di vista, perché
sarà scelto dagli americani, ma quello che lui fa decide anche per noi, e noi non partecipiamo alle elezioni del Presidente degli Stati Uniti. Io quello che, delle sue conseguenze, una politica energetica che ripunta sul carbone e sulle altre cose, riscaldamento climatico, quello che succede lo paghiamo anche noi, perciò io contesto nel merito le sue scelte. Sulla questione dell'immigrazione, quello che c'è di strano è questa questione, che non c'entrano niente i paesi a rischio di terrorismo, anzi, perché ce ne sono di quelli colpiti che sono le prime vittime del terrorismo. Scusate, Iraq e Siria, ci sono i terroristi dell'ISIS che li hanno occupati questi paesi e stanno lì, non vanno fuori. E chi va fuori è chi non vuole essere vittima dei terroristi dell'ISIS. Allora, queste cose sembrano questioni che, diciamo, soluzioni semplici per problemi complessi. E qui l'abbiamo avuto, sia pure più in piccolo, perché non ha i poteri di Trump, come appunto Renzi pensava di risolvere i problemi nostri semplificando, cambiando la Costituzione, facendo una legge elettorale che ci avrebbero comprato nel resto del mondo, adesso la si svende sotto costo perché è stata danneggiata dalla Corte Costituzionale. Allora varrà un po' meno chi ci vuole comprare l'Italico. Allora ragioniamo nelle singole cose. Io credo che un blocco generalizzato che riguarda la provenienza dei paesi, perché in maggioranza islamici, lì chi fugge spesso sono le minoranze cristiane perseguitate. Una risposta secca, avvocato. Allora... Il problema è che non si riesce a distinguere, che non è che ce l'hanno scritto sulla faccia che sono terroristi, sono stati a rischio terrorismo, arrivando inizia a difendersi. Allora, il problema è che non c'era né un iracheno né un siriano in quelli che hanno abbattuto le Torri Gemelle. È vero o non è vero? Sì, ma è vero, sono passati da altre parti, ci sono stati anche altri di terrorismo. Non lo dire, ma però no, in caso di esportazione non ce n'è da questo punto. Marocco è fuori anche lui. Ma allora la domanda secca era, allora perché lo fa? A chi giova? Scusa. No, non è tra quelli che ci sono vietati di entrare. No, certo. Marocco non ha problemi di... Come non ha problemi? Quelli che hanno fatto gli attentati venendo dal Belgio erano tutti marocchini. E allora? Erano cresciuti in Belgio. E allora? Erano cresciuti in Belgio. Vabbè, però... Erano belgi. Ma no, ma non c'entra, anche quello, loro, no? Si applica, cioè, addirittura questa cosa si applica a chi ha il doppio passaporto, uh-huh. E purché il primo passaporto era di uno dei 7 paesi, e questa è la cosa assurda, che è un ragionamento sui 7 paesi. Continuiamo tra pochissimo, rimanete con noi naturalmente.
Non che ce ne siano poche nelle puntate precedenti, ma stasera abbiamo davvero un attacco colossale ai centralini. Pronto, chi ho in linea? Ciao Vladimiro, sono Vincenzo, saluti i tuoi ospiti. Sempre puntuale e soprattutto sempre molto volevo fortunato a prendere la linea. Grazie per il servizio che hai fatto sui fanghi. Grazie. È un bel servizio, sarebbe opportuno che gli dessi la cassetta ai politici, che gliela lettero a Roma coloro che trattano, perché è stata presentata un'interpellanza dal senatore ex 5 Stelle di Pavia, è stata accolta e discuteranno dei fanghi. In Svizzera i fanghi in agricoltura non si usano, no? Certo. Quindi se i signori si prendono per l'impegno, invece che fare parlare gente che capisce niente di fanghi, quel servizio che hai fatto è stupendo, ti ringrazio come l'avevi promesso 2 settimane fa, no? Quindi certo. Ti ringrazio caso sinceramente, però grazie. Spero che i politici prendano questo impegno, è una cosa che interessa la salute, interessa i cittadini, hai parlato, quel signore ha parlato di tumori. Il pavese è pieno di tumori anche per l'amianto. E ti do una notizia, stasera professori del San Matteo che vogliono fare la ricerca per combattere il tumore di amianto non hanno i soldi per fare questa ricerca, perché dice che di amianto si muore solo a Brodi e a Casale Monferrato, capisci? Chiaro. E hanno lanciato un appello che raccolgono fondi. C'è qualcuno lì che ti vuole interessare? Perché sono politici della regione, no? Chiedono 10.000 euro adesso, 10 più avanti e 10 più avanti, servono altri. Useranno dei sistemi, hanno spiegato come, per combattere il tumore all'amianto. E poi signori, il pavese è diventato proprio una discarica. Amianto vicino dove c'è l'Eni, volevano fare i copertoni là, lavorare i copertoni, volevano fare la discarica a Cava Manara, a Corterona vogliono aumentare, a bruciare. Ma che siamo diventati nel pavese? Ha fatto l'elenco quello della percentuale di tumori quante altre nel paese? Vi saluto, buona continuazione. Ha una cosa, dei muri ricordiamoci che anche in Europa abbiamo fatto i muri, in Europa ce ne sono tanti di muri e adesso si lamentano dei muri di quel signore americano. Grazie. Vi saluto, buona continuazione. Grazie Vincenzo, per correttezza e onestà, dopo, questo è il secondo grande speciale sui fanghi velenosi firmato da Telereporter. E però c'è stato anche il primo, da cui poi è scattata l'operazione del NOE dei Carabinieri in Lombardia, quindi è stato peccato che non esista il premio Pulitzer in Italia. Devo dire che si danno anche tanti riconoscimenti, a noi non ci chiamano, ma il nostro riconoscimento più bello è il pubblico che ci segue. Però volevo pubblicamente ringraziare Yolanda Nanni, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che proprio da quello speciale ha iniziato una grande battaglia di sensibilizzazione e di incontro serale con diverse assemblee pubbliche di cittadini in giro per la Lombardia. Quindi grazie mille. Allora, posso su una cosa? Prego. L'argomento, poi magari non parlo più sulla questione ambientale, no, prego, dei fanghi molto importanti. Io ho fatto il consigliere regionale per 3 legislature in Regione Lombardia, ho seguito in modo particolare l'ambiente, ho seguito questa questione dei fanghi che vengono sparsi e venduti o regalati come compost agli agricoltori e poi gli si inquina tutti i terreni e ho seguito soprattutto la questione delle aree contaminate. Faccio una comunicazione, io ho un sito internet che è ferretto.it dove ho pubblicato il resoconto di 15 anni di lavoro sull'ambiente, sulle aree contaminate della Lombardia, tutto quello che sono riuscita a scoprire sito per sito. Questo non ha appartenenza politica, è un discorso di servizio ai cittadini che avevo fatto e che ritengo possa essere certo. Ancora utile, tant'è che ancora mi chiamano dei cittadini perché magari devono comprare una casa in un determinato luogo e trovano che quel luogo era segnalato come area contaminata. Ecco, questo Bene. Sito è ancora attivo e può essere utile. Ve lo ricordo anch'io. Allora, www.ferretto.it, andatelo Voce a visitare. Voce ambiente, aree contaminate. Grazie. 30 secondi, veloce la prossima telefonata. Vi chiedo scusa, ma abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Pronto? Immagino. Mi dica, come si chiama? Buonasera, sono Enrico. Sì, Enrico, per favore, 30 secondi tutti per lei. Allora, io pensavo che da un po' di tempo ci stiamo dimenticando alcuni concetti espressi da 2 scienziati italiani, il professor Sartorio dell'Università di Bologna e il professor Geminello Albi dell'Università di Roma.
i quali hanno sostenuto all'università a distanza di anni, ma comunque negli ultimi 10, che in Italia, tolte le montagne, le Alpi e gli Appennini, abbiamo spazio per 30 milioni di abitanti. Spazio vitale, nel senso che in Italia del Sud manca perfino l'acqua da bere, in Italia del Nord si muore perché non c'è aria a sufficienza. Eppure noi, i nostri politici e i nostri, come si dice, vaticanisti, dimenticano che noi non siamo l'Argentina che ha 3-10 volte la dimensione dell'Italia con 30 milioni di argentini. Noi siamo 320.000 metri quadri, chilometri quadrati, tolte le montagne, eccetera, ne manca di mezza, ma abbiamo più di 60 milioni di abitanti. Molti di noi muoiono a Milano, in Lombardia, per polmoniti da inquinamento, non c'è più ossigeno. E i nostri politici si perdono in tempo in chiacchiere a specularci sopra per fare i loro comodi. Chiaro, grazie, grazie. Io, tra l'altro, mi ha fatto venire in mente, prego la regia se vuole farlo vedere proprio un secondo, lei ha parlato del professor Sertorio, io ho avuto il privilegio di intervistarlo alcuni anni fa, proprio sul suo ultimo libro, La mappa del denaro. Vi invito ad andare su YouTube, digitate Sertorio Poggi, Poggi è il mio cognome, e troverete questo 15 minuti di intervista in cui emergono delle cose particolarmente importanti proprio sulla distribuzione della ricchezza in Italia e di come preservarci in vista di futuri problemi. Torniamo al nostro invece dibattito. Sei d'accordo se guardiamo il servizio della Moschea del Quebec e poi me ce lo commenti per noi, d'accordo? Vediamo. Queste sono le prime immagini arrivate da Quebec City, capitale dell'omonima provincia del Canada, dove alcuni uomini sono entrati in una moschea durante la preghiera e hanno sparato, uccidendo 6 persone. I feriti sono 8. Non ci sono ancora dettagli sull'attacco, la polizia ha riferito di aver fermato 2 persone per atto terroristico. L'attentato è avvenuto alla fine di una giornata di caos e proteste negli Stati Uniti contro il decreto di Trump che limita l'arrivo dei rifugiati e impedisce l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di 7 paesi musulmani. Una messa al bando a cui il premier canadese Justin Trudeau aveva reagito annunciando che il Canada è pronto ad accogliere i rifugiati perseguitati di tutto il mondo. Invece poi, come abbiamo appreso, l'opera è stata in solitaria da parte di questo ragazzo che, la cosa che colpisce e preoccupa maggiormente, si è ispirato agli attacchi invece di integralisti islamici, musulmani, di jihadisti, ma al contrario, cioè io voglio fare una jihad occidentale nei confronti dei musulmani, quindi guerra chiama guerra. Sì, io credo che violenza chiama violenza e questo dimostra che non è un problema di terrorismo la manovra di Trump, ma è una manovra comunicativa. È chiaro che le persone sono esasperate, credo che la risposta del vostro sondaggio dica che la gente è esasperata, perché se in Italia ci fosse una situazione economica buona, probabilmente gli italiani non avrebbero problemi a accogliere e aiutare il prossimo, ma siccome oggi è diventata una guerra tra poveri, la situazione è molto complicata. Certo è che noi non potremmo fare quello che ha fatto Trump, è inutile che Salvini la racconta, perché voglio dire, poi mi spiega come facciamo il muro nel Mediterraneo, perché da loro non arriva nessuno coi barconi, no? Cioè, quindi diciamo anche le cose come stanno, è facile raccontare. Il problema è che noi non possiamo nemmeno però andare a fare la guerra a casa loro e poi stupirci che questi vengono qua. Quindi chi autorizza questi tipi di strategie lo fa semplicemente per una questione di business, perché gli immigrati sono un business come Mafia Capitale ci ha insegnato. Ma lo vediamo tra poco poi. Ma banalmente facciamo un esempio banale. Un immigrato accolto in una struttura d'accoglienza a Milano vale 34 euro al giorno. Un italiano senza tetto che va a dormire in una stessa struttura vale 8 euro al giorno. Quindi è evidente che non trova il posto perché chiaramente la struttura che accoglie preferisce incassare 34. Fatta questa disamina economica, sì, è chiaro che noi dobbiamo dare un messaggio forte, comunicativo, di non accoglienza perché siamo saturi. E come fai? Forse dicendo che basta gli ingressi, basta buonismo, diciamo chi ha diritto a rimanere qua, può rimanere, gli altri rimandiamo a casa. Ho capito, ma se le vai a prendere a 35 miglia dalla costa... Aspetta, non confondiamo le acque, visto che si parla di andare in acqua. No, io non sto confondendo niente. Io sto dicendo che l'Italia va a prendere i
profughi praticamente alle coste libiche. Ed è un problema. Ma il certo che è un problema. Ma il problema non è che noi andiamo a prenderli, il problema è che glieli facciamo partire. Questo è il problema. Noi in una politica estera seria, e noi abbiamo messo il ministro degli esteri Alfano, dopo i successi al ministero dell'interno, adesso è ministro degli esteri, dovrebbe fare in modo che la Libia non permetta questi passaggi. Perché, perdonatemi, noi abbiamo il problema del mare, ma stiamo passando dalla Turchia, passando dalla Serbia. Quindi quando la gente è disperata è pronto tutto. Qual è il problema che i cittadini oggi vedono? Perché io vivo a Bresso, dove abbiamo l'hub di accoglienza, ce ne sono 800, quindi io il problema lo conosco, non siamo razzisti nel nostro comune, ma è una situazione di tensione sociale, perché quando tu trovi la tua piazza della città invasa da questi ragazzi giovani, di colore, coi cellulari, la gente dice, scusa, ma questo qui non è mica un rifugiato, questo c'ha il cellulare, sta meglio di me e lo paghiamo anche. E diventa una guerra sociale difficile da gestire. Questi ragazzi non devono essere accolti, non perché siano razzisti, ma perché non hanno diritto a essere considerati rifugiati. Il problema è che questi arrivano e conoscono i loro diritti meglio degli italiani. Vai all'INPS, trovi la coda degli italiani, no, trovi la coda degli immigrati che conoscono a menadito tutte le strategie per incassare i soldi. Allora noi dobbiamo un attimo cambiare rotta, accogliendo chi scappa dalla guerra, ma avendo la forza di rimandare a casa tutti quelli che assolutamente non possono rimanere. Ma non è razzismo! E dobbiamo un po' smetterla col buonismo, perché c'è un finto buonismo e perbenismo. Ma anche cioè, perché, scusate... Questa manovra elitaria delle proteste, voglio dire, adesso io... Trump ha fatto una manovra che io... È un tweet, mi hai detto. Ma sì, perché ha fatto un annuncio, ma come ha detto Girelli, ripeto, noi col PD non andiamo d'accordo, ma lui ha detto, ma c'è una strategia dietro o è stato uno spot elettorale? Il momento in cui tu dimostri che scegli gli stati, non... in maniera ragionata, ma perché tu lì non fai business, è chiaro che perdi di credibilità dall'osservatore esterno. E comunque no? Sottolineo ancora una volta, ma lo faccio in continuazione, che se c'è proprio un popolo non razzista è quello italiano. Assolutamente. Credo che il problema sia semmai di non prendere in giro il popolo italiano. A tra poco.
Già, abbiamo il cuore grande, tutti devono avere, a parte gli scherzi, il cuore grande. Io ricordo sempre che i nostri anziani, e più di una volta mi telefonano e me lo dicono, ma poi li vedo anche di persona, se suona il poveretto di qualsiasi nazionalità, scusate ragazzi, di qualsiasi, mi sembra di parlare con i due, con il banco davanti in prima elementare, no? Perché questo qui, mentre il maestro parla, loro continuano. Stiamo dicendo quanto dei il maestro. PD 5 Stelle, no? Capito? È l'inciucio. Ma non è che abbiamo tante sono cose due da inciucioni, dire. No? Ma poi è Buffagni che fondamentalmente continua a chiamare Girelli, perché Girelli vorrebbe anche stare attento. Dicevo che i nostri anziani siano comunque con un cuore generoso, lo si vede perché molto spesso suonano alla porta e l'euro. E compri qualcosa, vuoi un panino, vuoi un giubbotto per scaldarti. Non dite che il popolo italiano è razzista, per favore. Il popolo italiano è semmai esasperato. Guardate quello che è successo a Milano l'altro giorno, l'operazione che hanno condotto. Altro che accoglienza, guardate. La squadra mobile di Cremona, coordinata dalla DDA di Milano, ha arrestato 34 persone, 18 delle quali in Italia, accusate di traffico di esseri umani per aver trasportato dall'Italia alla Francia centinaia di migranti sbarcati in Sicilia e diretti nei paesi del nord Europa. Insieme con i capi dell'organizzazione di origine egiziana sono finiti in manette somali, afghani, albanesi, sudanesi, tunisini e tre italiani reclutati come autisti nel cremonese. A Milano c'era un reclutamento da parte di questi soggetti, dei vari appunto, cittadini, dei vari profughi, soprattutto all'interno della stazione centrale, nei pressi comunque della stazione centrale, dopodiché da lì si organizzava un viaggio che di solito veniva in treno con delle accortezze, come è stato riferito in conferenza, che facevano sì che quindi non fosse possibile subito capire che si trattava di un gruppo che si spostava unitariamente per raggiungere un determinato fronte, che era quello appunto della frontiera di Ventimiglia, e da lì poi c'era il passaggio ulteriore, furgoni, camion frigo, anche macchine. I viaggi documentati sono 62, però nel corso delle attività che sono state svolte abbiamo documentato molti altri viaggi, centinaia di viaggi. Per viaggiare in condizioni disumane i migranti, tra cui anche donne e bambini, pagavano all'organizzazione dai 50 ai 1000 euro a seconda della lunghezza della tratta e di quante erano le frontiere da superare. Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini, che ha coordinato le indagini. Quando presenti uno di questi furgoni intercettati, abbiamo aperto furgoni tutti con lucchetto e abbiamo visto 41 persone ammassate, che pur di avere una possibilità erano costretti a stare supini, piegati, per una speranza di libertà. E allora questo deve far riflettere tutti. Tutti noi ci dobbiamo sentire responsabili di quello che succede. L'organizzazione, anche grazie a un suo uomo che viveva a Catania, conosceva tempi e modalità degli sbarchi in Sicilia e sulla base di questi strutturava la sua attività criminale. Di fronte al dolore c'è la globalizzazione del male, di persone senza scrupoli che si alleano tra di loro per trovare ricchezza, nei confronti anche di persone che cercano aiuto previo pagamento, che appartengono alle stesse etnie. Ecco, questo deve far riflettere. Questo è uno dei tanti episodi, Silvia Ferretto, che ci fa capire come soltanto uno sprovveduto possa credere davvero che ci sia una guerra tra razzisti del Ku Klux Klan e invece persone dal cuore d'oro. No, questo ormai è il sistema dell'immigrazione, no? Cioè chi molto spesso ti fa la morale non vuole valutare questi tipi di aspetti, che il mercato dell'immigrato oggi rende, come diceva Buzzi, più della cocaina. Esatto, abbiamo un problema principale che è quello del problema nato negli stati di origine, cioè da dove arrivano, che è guerra, che è paura, che è fame, che è sfruttamento, che sono le classi anche dirigenti loro che al posto di investire in progresso investono in armi, e questo bisogna anche dirlo, perché sennò sembra che sia solo colpa dell'Occidente. È colpa dell'Occidente che ha le sue colpe, ma è anche colpa di quei governanti che investono armi. Quindi c'è un problema là che deve essere assolutamente affrontato. E c'è un problema qui, in Europa, in Italia, che viene affrontato nel peggior modo possibile. L'Europa ha scaricato totalmente la questione nei paesi confinanti, come può essere soprattutto l'Italia. E l'Italia si è prestata, perché i cittadini devono sapere che l'Italia ha firmato il trattato di Dublino
che è una follia, perché si dice, io vorrei capire dov'è l'interesse nazionale nel firmare un trattato di questo tipo. Sì, è lì il problema. La follia sta nel fatto che abbiamo firmato un trattato nel quale si dice che gli immigrati devono restare nel paese dove arrivano. È vero, è vero. No, uno alla volta, Girelli. Dove vengono riconosciuti e dove arrivano. Sentiamo. Cosa avanti. Vuol dire? Che restano in Italia. Certo, prego, Girelli. Che in Germania non ci arriveranno mai. No, cerchiamo di arrivare a un dunque. Perché non è proprio così? Che in Belgio non ci arriveranno mai. È un po' più complesso il sistema. Ho dovuto semplificare perché avendo tre secondi di tempo non è che potevo spiegare i dettagli. Il tema è un po' più complesso. La pratica è questa. Perché il discorso ci sta una ridistribuzione su tutto il territorio europeo di un numero secondo delle quote, solo che poi è scattato un meccanismo di rigetto da parte di qualche paese. Esatto. Rimane il tema, ma di queste persone cosa ne facciamo? Perché io sono il primo a dire che bisogna introdurre dei sistemi di controllo molto più rigidi, e il ministro Minniti mi sembra che stia usando un linguaggio e stia attuando anche azioni molto diverse finalmente. Però quando si dice, per esempio, bisogna bloccarli prima della partenza, parlare della Libia. In questo momento è possibile parlare di un governo capace di esercitare questa forma di rappresentanza di quel territorio? Intanto con che si mettono d'accordo, noi cosa facciamo? Oppure no, il problema è questo. No, ma il problema quello che io rimprovero alla scelta di Trump, che non può essere stato il paese che ha generato tutta una serie di situazioni di questo genere, che adesso molto semplicemente tanta demagogia su Bologna. Questa situazione l'ha generata il democratico tema, Obama, ecco, e prima di lui anche Clinton, non è che Trump, adesso a me Trump non piace, ma Bush lo dimentichiamo, ma sempre sono qualche, ma Bush lo anche prima Bush di lui c'era Bush, eh. Prego, cioè, prego. Diciamo che le guerre le hanno fatte soprattutto i democratici. Volevo finire un secondo. Prego. Quindi noi abbiamo firmato questa follia, adesso abbiamo l'Europa che ci dice adesso gli immigrati restano lì perché gli altri stati, dove dovrebbero essere ridistribuiti, creano i muri e chiudono le porte, e noi come sempre restiamo fregati. No, io voglio dire che ogni tanto si dicono le cose evidentemente tanto per parlare. Un signore giustamente ha detto siamo già troppi, perché siamo 60 milioni per un territorio che ne può ospitare 30. Allora mi sembra che il problema non sono 150.000 immigrati che arrivano in più all'anno, sono i 30 milioni di italiani che crescono. Allora gli chiedo lui, come li risolve questo problema? Li deportiamo 30 milioni di italiani, perché se il ragionamento che ci sta a posto per 30 milioni e siamo 60 milioni, c'è 30 milioni di troppo. Magari non andiamo a prenderne altri 30. Sì, ma provo a dire, ma il problema, se permetti, è tale per cui quella roba lì non cambia il dato 60 milioni, 30 milioni. Vuol dire che 30 milioni sono sicuramente più di 150 mila, più di 250 mila o no? O è la stessa cosa? E poi anche quando si è visto la cosa della traffica degli esseri umani, io in ogni caso dico che ci sarà una differenza tra chi guadagna 1000 euro per ciascuno che porta e quello che gli paga, dobbiamo trattarli tutti alla stessa misura. È questo che io chiedo, che quando si ragiona si deve ragionare guardando alle situazioni e sapendole distinguere. Su quel pulmino dove ce n'erano 41 chiusi dentro, c'erano 41 vittime e c'era uno che era pagato, ma non era quello che guadagnava di più, l'autista, come spesso quelli che sono che vai ai barconi, è un altro di loro a cui gli fanno lo sconto per fargli fare il barcone, ma non è l'organizzatore delle cose. Allora dovremmo riuscire a colpire l'organizzazione, questo sì, con tutti i sistemi, ma finché questa roba diventa un problema, o tutti dentro o tutti fuori, noi non lo risolveremo mai, serve solo a guadagnare qualche voto alle elezioni, se lo scopo è questo. Ottimo, ma Buffagni, so che è provocatorio e un po' forte come domanda, però oltre a perseguire i famosi scafisti, no, i trafficanti di uomini, dopo tutta l'informazione che ne è seguita in questi anni, è giusto anche continuare a permettere a chi paga per passare le frontiere, non dico di farla franca, perché sono persone che scappano da situazioni drammatiche, però nessuno dice, ho capito, noi arrestiamo gli scafisti, però questi rimangono in piedi perché ci sono persone che pagano tranquillamente per
passare le frontiere senza problemi. Però facciamo una riflessione. No, il reato di clandestinità di marroniana memoria è mica questo? Non è proprio così, perché il problema vero, secondo me, facciamo un'analisi. Quando arrivano in Sicilia, non è che arrivano da soli su un treno per poi arrivare in stazione centrale a Milano. No. Qualcuno ce li mette. Certo. Quando arrivano a Milano, arrivano e la metà, se non di più, non sono neanche riconosciuti. Perché? Proprio per quello che veniva detto, no? Il Trattato di Dublino. Quindi l'operazione che ha funzionato per un po' di anni è che li si buttava sui treni, arrivavano a Milano, da Milano piano piano iniziavano a in qualche modo a indirizzarsi verso le frontiere per poi superarle, per provare a farsi riconoscere nei paesi che loro volevano di destinazione e farsi accogliere lì. Sì. A un certo punto gli altri stati hanno iniziato a dire basta. Hanno iniziato a mettere dei blocchi dicendo noi vi diamo dei soldi Italia per gestire il problema, gestitelo. Però anche la Spagna al mare, eppure non gli sta succedendo questo. Come perché? Mai? Perché è stato dato un messaggio forse molto forte, inizialmente criticato, non so se vi ricordate, secondo si parlava che sparavano alle navi, non so se vi ricordate. Beh, Malta lo fa, Malta, ed è un'isola. Malta, no, Malta lo fa, Malta è un'isola. Aspetta, il messaggio di è stato in Spagna sparano, nessuno più voluto... Nessuno più voluto andare in Spagna, ma ti perché dico, si è creato Spagna, la Spagna l'ha minacciato, Italia... Malta lo ha fatto, sì. Malta ha sparato, infatti, cosa che io non sono d'accordo, ci mancherebbe infatti altro. L'Italia è andata a prenderli, come dicevi te, in Libia, quindi è un problema molto grosso, però ripeto, ci sono una marea di persone che non hanno il diritto di rimanere qua e non le stiamo mandando via, perché servono degli accordi, diciamoci la verità, servono degli accordi bilaterali. Come facciamo a governare prima della partenza in Libia? Bisogna andare a investire i soldi lì e lasciargli qualcosa lì, è inutile che ci raccontiamo le favole, questo è quello che serve, negli accordi bilaterali, perché non si, la zona subsahariana, la Nigeria non accoglie quando noi gli vogliamo rimandare indietro questi ragazzi? Perché loro dicono, ah no, sono usciti in maniera irregolare e quindi noi non li riconosciamo per il rientro e quindi ce li respingono a loro volta. Grazie. È paradossale. Come fai una roba del genere con un accordo bilaterale andando giù dicendo ok, noi mettiamo sul tavolo 2 miliardi nell'arco di 10 anni come aveva fatto con la Libia di Gheddafi, che invece, se ne dica. Invece la mitica, l'operazione è questa. Invece la mitica gloriosa Europa cosa ha fatto? Ha dato 7 miliardi al dittatore sanguinario di Erdogan, della Turchia. Fondi, quelli sono un'altra vergogna, sono i fondi di preadesione. Che lì 3 milioni di persone che minaccia di... No, ma sì, certo. Però che lì ci sono i fondi di preadesione. E ma alla faccia, no, perché con la Serbia, pardon, noi 5 ci stiamo spaccando il capello in 4 per i diritti umani. Poi invece... La gloriosa Unione Europea ha un dittatore sanguinario come Erdogan, dà milioni e milioni di euro, tanto voglio dire, lui riconosce i diritti di queste persone? Io vorrei vederli quei campi. Però, signori, non il problema... riconosce i diritti neanche dei turchi, figuriamoci. No, però c'è un problema, sta salendo la tensione sociale, quindi certo. Io capisco che non bisogna speculare, come diceva prima l'avvocato, alla Salvini... per prendere qualche voto. No, bene. Però c'è anche una difficoltà che io continuo a ribadire. La legge oggi sull'immigrazione si chiama Bossi-Fini. Bossi è un nome che di certo non è di 5 Stelle e neanche del PD. Quindi grazie. Delle responsabilità politiche ci sono. Se la legge è la loro, che era così straordinaria, evidentemente qualche falla ce l'ha, perché se no avremmo risolto il problema. No? Quindi... E come ha detto giustamente prima l'amico Stefano Buffagni, se la pancia fosse, non dico piena, ma mezza piena, certi problemi noi non ci li porremmo. Adesso andiamo in pubblicità, quando torniamo vi facciamo capire che altro che ripresa, la pacchia è finita ormai da anni, sono 9 milioni e 300 mila gli italiani che sono veramente in povertà assoluta. Se mi promette 15 secondi la faccio passare. Pronto, chi parla? Sì, pronto, buonasera. Mi chiamo Lucio, telefono da Como. Ho sentito poco fa l'intervento di quel signore con gli occhiali e la barba che diceva quanto bisogna fare, cioè intervenire, investire nei paesi terzi per poter avere degli accordi bilaterali e fermare questo flusso enorme di immigrati. Questa cosa la sta dicendo Salvini da oltre 3 anni e quel signore poco fa ha parlato, ha detto che Salvini vuol fare i muri nel Mediterraneo. Non è vero, Salvini vuol fare quello che lui ha appena detto. Non è vero. Grazie Lucio, pubblicità tra poco. Dai, ma...
Allora il piatto piange, altro che riprese, siamo al tracollo. Perché? Siamo contenti di dirvi queste cose? No, il nostro lavoro purtroppo e per fortuna, fin quando ce lo lasciano fare, è quello di dire le cose come stanno. Sono oltre 9 milioni e 300 mila gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio a povertà, lo sta pubblicando il Corriere della Sera, guardiamo. È sempre più estesa l'area di disagio sociale che non accenna a restringersi. Tra il 2015 e il 2016 altre 63 mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia. Complessivamente adesso si tratta, pensate ragazzi, è un esercito, 9 milioni e 308 mila sono i soggetti in difficoltà. Crescono in particolare, attenzione, perché è interessante, altro che Job Act, crescono in particolare gli occupati precari. In un anno dunque è aumentato il lavoro, sì, ma non stabile, per 200.000 soggetti che vanno ad allargare la fascia di italiani a rischio. Capite, quando vi dicevamo, al di là dell'appartenenza politica, che il Job Act era maldestro come provvedimento, perché aumenta, sì, in alcuni casi, oggi non più, aumentava i lavoratori, ma erano lavoratori precari. E per le banche, per gli istituti di credito, per far sì che uno possa accedere a un minimo di credito, il lavoratore precario è un lavoratore che non dà assolutamente nessun tipo di garanzia, Girelli. Cosa facciamo adesso? Ma che ci sia una situazione tuttora difficile, penso che sia abbastanza evidente. No, è un aumento purtroppo. Che non sia un frutto degli ultimi 2-3 anni, no, è no, certo, evidente, perché certo. È una situazione che ci trasciniamo purtroppo da molti anni, non avevamo nemmeno colto nel momento in cui la locomotiva Italia si era abbastanza fermata, anche alcuni dati di non occupati ci era sfuggito come segnale d'allarme, tutta una serie anche di situazioni di non investimento in ricerca, in preparazione del personale, incapacità di lettura dei mercati che cambiavano. Allora capisci perché mi arrabbiavo davanti alle slide di Renzi, ma soprattutto io niente, fa finta di non parlare, ma Matteo Renzi mi diceva, sì, che ogni giorno con le sue slide l'Italia finalmente cambia, vi ricordava, l'Italia cambia verso. Beh, voglio dire una cosa, perlomeno ci ha provato. Ma cosa perlomeno ci ha provato? Cosa? Mi ricordo che ma anch'io posso prendere. Sapete che se voi guardate la voce di Reporter vincerete un sacco di soldi domani. Anch'io ci ho provato a farmi seguire. Ma ho fatto delle stupidaggini, ho detto delle stupidaggini. Penso che. Porto bene. No, dico, mi ricordo che diceva che tutto andava bene perché le pizzerie erano piene. Ma quello Berlusconi, certo, un altro pazzo. E sento chi pensa di risolvere le vicende dicendo: asportiamo le tasse al 20%, risolviamo tutto, poi a tutta una serie di problemi, di dinamiche sociali, rispondiamo non so come. Detto questo, bisogna fare un discorso anche molto serio, secondo me, di sistema. Io sono convinto che il nostro paese ha un'ossatura che è fatta dalla piccola e media impresa, che ha dimostrato nel corso della storia, della crescita, del boom del nostro paese, di essere quelli che ci hanno portato, ed è verso di loro che bisogna avere il coraggio di agire in maniera molto puntuale, affrontando il tema dell'evasione fiscale, che è una questione che ancora esiste ed è ancora pesante e in parte va a coprire anche quei dati che vengono dati. Guardi che la situazione da risolvere è delle tassazioni. Sì, ma stanno perché assieme le due cose, perché sì, quando abbiamo un 20% di PIL che è evasione fiscale, da dove è calcolato? Scusate, Marcegaglia e De Benedetti, guardate il gallo che hanno con il Montepaschi di Siena, ma non tirano fuori un centesimo, e stiamo qui a parlare di evasione. Possiamo dire tutto in questa maniera. No, è la verità, non sto dicendo, non è populismo il mio, Gian Antonio. Però il problema è che fare la parte distruttiva è facilissimo. Il difficile è quella giornalistica che è un problema. Il problema è mettere assieme le quattro azioni che possono andare verso la ripresa. Certo. Dopodiché sono convinto anch'io che la prima cosa è mettere in condizione soprattutto chi produce di essere competitivo e di tornare a investire anche sulla forza lavoro. E da bresciano ne sai qualcosa. Perché la storia, il know-how di un'azienda non è fatta solo di qualche software d'avanguardia, è fatto anche della capacità di chi ci lavora. Il manifatturiero di qualità, che è la nostra tradizione, deve tornare a essere il nostro marchio. Certo. Bisogna capire di tutte quelle aziende che sono fallite, se riusciamo a rimetterli in piedi. Da questo punto di vista, e mi permetti di fare una piccola provocazione ai tifosi di Trump, vorrò vedere con le politiche protezionistiche verso i mercati tipo il nostro, penso al mercato del lusso, penso al mercato dell'alta tecnologia o quant'altro, come andremo a metterla, perché poi le cose si mettono tutte assieme, perché l'autarchia per noi non funziona. Certo. Perché abbiamo in linea, pronto? Con chi parlo? Pronto, sì, buonasera. Con chi parlo? Roberto Di Mezzo.
Prego Roberto, mi dica. Roberto Di Napoli, sì. Sì. Niente, due parole velocissime, ecco. Proprio mi è andata un po' storta la saliva quando ho sentito il signore che ha detto almeno ci ha provato. Allora, almeno ci ha provato non vuol dire niente che si risolve i problemi della gente. Perché la gente come me, malata, che ha fatto 20 anni di sacrifici per comprarsi una casa e dopo aver perso il lavoro, dopo che si è malato, praticamente mi è stata portata via la casa, ho dovuto regalarla proprio perché sennò sono rovinato a vita, no? Perché sapete come funziona, ma se va all'asta, tu risulti segnalato, allora tanto vale che uno la regala e buonanotte. Non si risolve così i problemi della gente, perché questi qua, chi fa questi discorsi qua? No? Vuol dire che non ha capito niente. Io ho 47 anni, sono invalido al 50%, nessuno mi dà più lavoro, no? Non valgo più niente, vai a chiedere alla Casa Popolare, 185esimo posto perché davanti ci sono gli africani, ecco, io dove cavolo vado? Io e la gente messa anche peggio di me, cioè, allora, mi fate pena voi del PD. Ok, saluto la signora Ferretto, buonasera. Grazie, buonasera. Al di là del mio... quelli che c'erano prima che ci hanno regalato il mondo dei balocchi. Lasciatemi un attimo, poi ti do la parola. Tutti quelli che telefonano per me sono naturalmente amici. No, aspetta Gian Antonio. No, lasciatemi dire questa cosa importante. Io condivido tutto quello che ha detto, naturalmente quando dice mi fate pena mi dissocio, perché siete tutti gratitissimi ospiti, però questo è il disagio degli italiani. Cioè questo qua per malattia a 50 anni è finito, ha dovuto vendere la casa, neanche all'asta, regalarla, e poi quando va a fare una domanda alla Casa Popolare si trova davanti le famose risorse boldriniane che dicono prima loro, ma signori, ma questo non è da Stato, cioè non è da Stato giusto. Io non vi dico che è sbagliato aiutare gli altri, ma innanzitutto che è sbagliato non aiutare i propri, o non è così? Prego. Ditemi qualcosa di sensato, per favore. Ma questo è un'offesa. Ma dire. No, dai. Era un no, battute. No, il ragionamento è questo. Il signore ha appena esposto quello che io ho detto prima. Cioè, il problema qual è? Che davanti al fatto che gli italiani non arrivano a fine mese, perdono la casa, quando chiedono una casa popolare che... Ricordiamoci che le case popolari in Italia sono state costruite dai nostri padri, dai nostri nonni, quindi un percorso di è una delle poche cose che rimane come passaggio generazionale, ok? Si trovano davanti Ahmed, all'Akbar, cioè, voglio dire, adesso mi sfuggono i nomi loro, cioè il ragionamento è, capite che a quel punto scatta un meccanismo di oggettivamente... di invidia, razzismo, chiamiamolo come vogliamo, e scaturisce un odio. Disgusto. No, perché diventa violenza, questo è proprio perché diventa rabbia e cattiveria. Allora, davanti a questo noi cosa abbiamo detto? Reddito di cittadinanza da una parte e sviluppo piccole e medie imprese dall'altra. Mi fa piacere che il collega Girelli dica che condivide. Peccato che poi il governo Renzi faccia politiche pro multinazionali, no? L'ha detto anche il ministro sviluppo economico Calenda, quindi non l'ha detto i 5 Stelle. Quindi bisogna essere anche coerenti e arrabbiarsi coi propri rappresentanti al governo. Il reddito di cittadinanza però non è assistenzialismo, cioè non è che ti diamo i soldini e te ne stai bello a casa sul divano a grattarti la pancia a guardare la televisione, ti metti in gioco, ti alzi e fai lavori socialmente utili. Si parlava prima dei cancellieri, non glielo si può far fare i cancellieri dei tribunali perché serve una preparazione, ma sa quanti precari della giustizia oggi abbiamo all'interno dei tribunali che fanno semplicemente il lavoro di spostare i faldoni, tutta l'attività di bassa manovalanza che però serve. Serve, come serve andare a ripulire i parchi, come serve andare a far attraversare le persone davanti a scuola, i bambini davanti a scuola, senza che blocchiamo i vigili che nel frattempo potrebbero essere necessari da un'altra parte, cioè imbiancare le scuole, ristrutturare, sai quanti muratori che abbiamo senza lavoro? Ecco, questo è quello che serve. E poi, dall'altro, le piccole e medie imprese. Io sono un commercialista, quindi sul tema evasione sono un po' in conflitto di interessi. Sia da un commercialista grillino è un po' un perché scimolo, consigli no? L'evasione? No, però il problema è che in Italia nessuno è in regola, signori, perché le norme sono continuamente una in contrasto con l'altra. Bravo. Io posso essere sempre in regola quando ho fatto le peggio porcate perché ho fatto una pianificazione fiscale inattaccabile in punta di cavillo, oppure vado in contenzioso dove mi chiedono 100 ma alla fine tratto e gli do 10 e ho risparmiato una marea di soldi, oppure sono l'artigiano che deve pagare anche se non ha fatto reddito su una presunzione di ricavo perché ho fatto del nero. Noi dobbiamo semplificare le norme, dare mettere le condizioni alle imprese di semplificargli la vita, perché chi fa l'artigiano non deve buttare il tempo per fare l'amministratore dell'azienda a fare i conti, puoi dare certezza della pena. Grazie, quindi Stefano. Ti lascio lavorare e ti metto in condizione che se sbagli paghi. Grazie Stefano. Chi ho in linea? Pronto?
No, è andata. Niente, volevo allora, sentirmi parlare. Volevo sentirti parlare. Andiamo in pubblicità, naturalmente quando rientriamo per gli ultimi 13 minuti voglio dare spazio su questo argomento all'avvocato Besostri e a Silvia Ferretto. Naturalmente io vi lascio ancora qualche minuto per poter votare, ma credo che sia irreversibile il risultato. Alla domanda Trump chiude le frontiere agli islamici, ha fatto bene, sta stravincendo il sì, a tra poco. Prima abbiamo parlato, scusate signori, abbiamo messo i jingle per questo, no? Per indicarvi quando potete parlare e quando dovete zittirvi. Sì, no, no, voi due vi separo proprio, ma a livello temporale, uno viene il giorno pari, l'altro no. Basta che non mi ridai Borghetti. Allora, dicevo che l'allarme di un'impresa, cioè il rischio povertà, ve l'abbiamo detto, a questo aggiungiamo anche quanto ci propone il Fatto Quotidiano, emergenza abitativa, ne parliamo sempre meno. In Italia nel 2015, pensate, ci sono state oltre 57.000 sfratti per morosità. Roma, la capitale, è in testa, fuori di casa c'è una famiglia ogni 272. No, ma quando torniamo sempre a dire si stanno sovrapponendo i problemi, e ci riferiamo a questo, perché se fosse un popolo ricco o comunque sereno è un conto, ma qui abbiamo famiglie di italiani sfrattate. Allora, come poter risolvere questo problema? A questo ci aggiungiamo anche le proteste che aveva paventato lo stesso Besostri, dicendo per forza poi succedono le proteste di chi non ha più niente. Perché? Perché poi ci sono anche partiti che tentano di sfruttare la situazione. Per esempio, protesta di noi con Salvini, prima gli italiani a Salerno, in ordine di tempo, è successo ieri, il coordinatore provinciale della lista di Salvini si è incatenato a un palo, dicendo che nelle case popolari ci sono soltanto gli extracomunitari e non gli italiani. Scusate, qui è partita come sempre la pubblicità, noi la togliamo. Ecco, in questo modo. Allora, il problema c'è, è evidente, nelle case popolari le liste, oltre alle occupazioni abusive, e che c'è un'industria che riguarda vere e proprie di occupazioni abusive, di malavita organizzata che organizza le occupazioni.
italiana, straniera, comunque, ma la vita che organizza le occupazioni. Si può e si deve stabilire il diritto che chi ha contribuito a costruire le case popolari ha più diritto rispetto a chi non ha contribuito per nulla? Secondo me, secondo molte persone, ritengono che si debba seguire questa strada. In Regione Lombardia io sono stata tra coloro che ha fatto l'emendamento per inserire il fatto che si potesse dare la precedenza a coloro che avevano contribuito a costruire le case, pagando le tasse. Non è una discriminazione in base alla razza, in base alla provenienza. È la discriminazione tra chi ha contribuito alla creazione delle case popolari e chi no. Questo per quanto riguarda la casa. Per quanto riguarda la Bossi-Fini citata prima, una cosa buona è stata fatta in quella legge, che era abbinare la possibilità della persona che viene in Italia al fatto che avesse una casa e un posto di lavoro. Entra in Italia chi ha una casa e un posto di lavoro. Se non hai un lavoro e una casa, non ci devi stare. L'apertissimo Canada prevede lo stesso tipo di discorso, cioè devi avere una casa e devi avere un lavoro. Lo compito dello Stato ma credo che è sia giusto. Tranne che per i profughi. Vabbè, ho capito, ma allora c'è una ovviamente per quelli è lì il problema. Il problema è che in Italia tutto ormai è profugo. È questo il problema. Questo discorso. Lo compito principale di uno Stato è quello di tutelare, difendere, proteggere i propri cittadini. Certo. Questo Stato non lo fa più. No. Non lo fa più sui temi della sicurezza, non lo fa più dando quello che dovrebbe essere la casa, uno dei diritti fondamentali, e non lo fa perché non crea più tutto il problema. Tutti parlano di come distribuire la ricchezza. Ma prima di tutto dovremmo discutere su come crearla la ricchezza, perché se non si crea non si può distribuire. Come crearla? Beh, innanzitutto rivedendo la questione delle banche gestite in un modo terribile, e questo il governo Renzi ha veramente fatto dei danni notevoli e continua a farli. Ma il governo... al cuore non si comanda. Al portafoglio non hanno comandato, che è una cosa diversa, perché il sistema bancario è uno dei principali responsabili della mancanza di competitività delle nostre imprese, le microimprese, le piccole imprese. Ma certo. Non i grandi imprenditori che riescono a ottenere i finanziamenti e che poi non pagano. Certo. E fanno i buchi e fanno fallire le banche. La questione delle infrastrutture che manca, la questione della competitività, come fanno i nostri piccoli imprenditori a competere con coloro che non rispettano le leggi, che hanno un sistema fiscale diverso. Noi abbiamo aderito all'euro e poi non abbiamo fatto un sistema fiscale comune europeo, e quindi anche in questo campo siamo rimasti fregati come nel campo dell'immigrazione. Il sistema della certezza, come fa un imprenditore o un lavoratore, un italiano, ma anche nelle dichiarazioni delle, se le leggi continuano a cambiare, serve un esercito di avvocati, di specialisti che ti stia dietro per sapere quali sono le leggi, perché continuano a cambiare. Chiaro. Tornando al discorso che abbiamo affrontato proprio in apertura di quest'ultima parte, pensate per il discorso sfratti che a Roma sono 10.000 le famiglie in graduatoria, 10.000 famiglie. Una situazione venutasi a creare dopo anni di mancanza di regole che hanno permesso anche Mafia Capitale facesse affari con l'emergenza abitativa. Capite? Graduatoria del Comune di Roma con 10.000 famiglie. Allora, Besoste, come se ne esce da questo impasse ormai economico cronico? Perché una volta si parlava della decrescita felice, no? Era addirittura una teoria. Adesso ci arriviamo senza tanta neanche felicità. Ma intanto ci sarebbero, tanto dovrebbe funzionare un sistema di ricorsi e di giustizia rapida, perché quando ci sono, uno è scavalcato in graduatoria da un evasore fiscale, perché c'è anche questo, che non è prevista una sanzione che comporta la decadenza una volta accertato che uno ha ottenuto un bene pubblico dichiarando un reddito più basso di quello che aveva, cioè se fa l'errore di dichiararlo falso in contratto, sì, ha sanzione penale ma non ha la sanzione della perdita del bene. E tra l'altro è possibile adesso tra marito e moglie dar la prova dell'effettività del guadagno, invece nei ricorsi di graduatoria uno scavalcato da queste ragioni non ha la possibilità di provare che l'altro è molto più ricco di lui, non c'è tecnicamente la possibilità.
Poi la pubblica amministrazione deve funzionare sempre. Cioè, quando parlavo prima che 12.000 condanne definitive sono lì, non attuate, perché mancano chi è che deve notificare, è detto tutto questa roba, certo, qui. Allora, i controlli, ci deve essere una pubblica amministrazione efficiente. Noi abbiamo spesso una pubblica amministrazione che non riesce neanche ad autocontrollarsi. Lì si parlava del caso di un dirigente che lasciava una che poteva, aveva l'autorizzazione ad uscire permanente, che la utilizzava per non andare a lavorare, e non è successo niente al dirigente. Ecco. Ma allora queste cose si affrontano in maniera razionale e facendo dei provvedimenti che si autoalimentano, cioè dove c'è il controllo dei cittadini, che, per esempio questa questione delle tasse, se ogni cittadino fosse in grado di poter, quando gli serve, mettere il dito sulla piaga dell'evasione, ci sarebbero 2-3 milioni di persone addette alla regolarità fiscale, ti costerebbero anche niente e sarebbero molto, molto, molto più efficaci. Però a monte c'è l'altra questione. Finché non c'è uno sviluppo, non c'è più niente da distribuire e da dividere tra gli altri. Questo è il grosso problema, e noi su questo non l'abbiamo affrontato partendo dalle categorie più disagiate. Qui c'è un problema da ultimi 20 anni. La parte dei salari del PIL è costantemente diminuita a favore di rendite e profitti. Questo vuol dire fare delle scelte di politica economica che, se chi c'è al governo non è scelto da noi, è chiaro che fa gli interessi di chi li ha nominati. Questo è il punto. Per quello che la legge elettorale non è una perdita di tempo. Se io non posso scegliermi i miei rappresentanti, come posso poi pensare che quelli eletti facciano i miei interessi? Cominciamo. Diciamo che l'ultimo interesse difeso è quello del cittadino, l'ultimo, prima vengono tutti gli altri interessi. Questo, allora, io vi ricordo che noi continueremo nelle prossime puntate, come abbiamo sempre fatto, a trattare gli argomenti più importanti, soprattutto quelli maggiormente segnalati da voi che ci seguite sempre più numerosi da casa. Mercoledì prossimo invece, in concomitanza con Sanremo, faremo un po' i conti in tasca a questa grande kermesse e vi parleremo dei tanti sprechi e soprattutto se è giusto, in una crisi economica del genere che sta trascinando nel baratro giovani e anziani, pagare ancora dei cachet con i soldi, tra l'altro, dello Stato e del canone, tipo 650.000 euro al conduttore Carlo Conti, al di là di Carlo Conti, ma se è giusto, se è corretto pagare ancora delle somme del genere in un momento così tragico che dura da così tanto tempo. Io per il momento, innanzitutto le telefonate sono state chiuse pochi istanti fa, stravince il sì, la domanda era: Trump chiude le frontiere agli islamici, ha fatto bene? Sì, per il 90% del nostro pubblico, solamente il 10% no. Dimmi, Girelli. L'ultima volta che ero qua al referendum ha vinto il no, questa volta ha vinto il sì. Una battuta ma che è piuttosto scarsina. Sei stanco. No, sono stanco. Scusate, ma avete presente una persona cortese e cordiale che se ne esce con una battuta che non farebbe ridere nessuno, invece riesce a far ridere il conduttore? Allora, stiamo su Girelli, grazie mille, buon lavoro al consigliere regionale del PD Lombardo, Gian Antonio Girelli. Buonasera a tutti. Grazie, buon lavoro, per noi è stata davvero una bellissima serata, quella passata con Silvia Ferretto di Italia Sicura per la tutela di Abele. Tornerai? Torneremo. Sei stata contenta? Sono contenta, posso riparlare con i cittadini, sono molto contenta, e poi presenterò Italia Sicura per la tutela di Abele. Grazie. Perché, stando in argomento, l'unico essere tutelato finora è Caino, di Abele non se ne occupa nessuno. Su quel neologismo ero anch'io arrivato come conclusione. Grazie mille, buon lavoro per il Movimento 5 Stelle all'amico Stefano Buffagni. Grazie, buonanotte a tutti da Talora. E buon lavoro naturalmente all'avvocato coordinatore degli avvocati anti-Italicum, presidente di Rete Socialista, il costituzionalista Felice Besostri. Felice, negli ultimi secondi, so che hai un'importante novità. Beh, insomma, sabato prossimo cercheremo di coordinare i circoli di tendenza socialista che hanno sostenuto i ricorsi contro l'Italicum e il no
al referendum costituzionale. L'appuntamento dove sarà? A Bologna. Bologna. Quindi sarà un'importante giornata per dare un seguito politico ad un'importante iniziativa, quella del no, che ha avuto un successo notevole. Beh, quella del no e anche quella dell'Italia. Certo. Buon lavoro, avvocato. Io vi ringrazio per aver seguito anche questa sera la nostra puntata della Voce di Reporter. Sanremo, vi ripeto, lasciatelo da parte, perché la settimana prossima il vero Sanremo lo cantiamo noi. Ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie e buonanotte.